Ok, vediamo oggi di affrontare uno degli strumenti probabilmente più importanti di tutto il programma, che è le equazioni. Le equazioni sono uno degli principali modi in cui l'uomo decodifica la realtà, sono lo strumento principe per risolvere i problemi. Per questo hanno un'importanza così grande. La maggioranza dell'attività nella ricerca scientifica consiste nel determinare, nel trovare l'equazione che regola, governa un fenomeno e nello studiarla per comprendere il fenomeno e per sviluppare eventuali applicazioni. Ok? Quindi direi che è forse l'argomento più importante di quest'anno. D'accordo? Che cos'è un'equazione? Allora, un'espressione che sicuramente avete visto molte volte è questa. Prendiamo un'espressione, A vuol dire qualsiasi cosa, piccola o lunga che sia, B un'altra espressione, tra queste due c'è un'uguaglianza. Okay? Quando ho un'espressione posta uguale ad un'altra, questa la chiamo eguaglianza. Cosa si intende per eguaglianza? Una scrittura, un'espressione in cui ho una espressione o una singola grandezza posta uguale ad un'altra. Questo tipo di scrittura in matematica può presentarsi in diverse forme. In una ho almeno una delle grandezze coinvolte, è indicata da un simbolo, una lettera. Ok, in quel caso ho un'equazione. In cui nella nostra eguaglianza figura almeno una lettera ignota, di cui non conosco il valore. Faccio l'esempio, che ne so, 2x più 5 uguale a 0. Questa è un'equazione. Contiene una lettera di cui a priori non conosco il valore, che chiamo incognita, cioè non conosciuta. E l'eguaglianza che sto considerando è verificata solo se x vale quello che chiameremo più avanti soluzione dell'equazione, cioè non è valida per qualsiasi valore della x. Okay. Nelle equazioni possono figurare anche più lettere, che possono essere note o ignote. Okay. Quella ignota, normalmente è raffigurata dal simbolo x, è l'incognita della nostra equazione. Se viceversa ho invece un'eguaglianza come questa, per esempio, x più x uguale a 2x, questa è una identità, che è un'espressione che è vera qualunque sia il valore della x. Quando qualsiasi grandezza o quantità io abbia, se la sommo a se stessa, ho il doppio di quella grandezza. Non dipende da quanto vale x. Ok? Quella si chiama identità. Ok? E puoi coinvolgere una o più lettere, non c'è problema. D'accordo? Le equazioni si possono presentare sotto diversa forma. Quindi equazioni, cioè eguaglianze che coinvolgono almeno una grandezza ignota. Possono essere, ad esempio, numeriche. Un'equazione si chiama numerica se c'è solo una lettera che è l'incognita. Non contengono altre lettere. Quindi, a parte la x, per capirci, non ci sono altri simboli, altre lettere di cui non conosciamo il valore. In quel caso parlo di equazione numerica. Ok?
il contrario dell'equazione numerica è l'equazione parametrica o letterale, in cui oltre all'incognita ci sono altre lettere. Mettiamo anche quello se volete, letterale o parametrica. In questo caso sono presenti anche altre lettere, che però non giocano il ruolo di incognita, ok? Hanno un altro significato, lo vedremo più avanti. Le equazioni possono presentarsi come intere. Un'equazione è intera se nessun denominatore contiene l'incognita x, cioè non appare mai la x denominatore. In quel caso l'equazione si chiama intera, altrimenti è fratta, ma la vedremo più avanti. D'accordo? Le equazioni possono essere caratterizzate anche da un grado. Il grado dell'equazione è il massimo esponente dell'incognita. Il più alto grado con cui appare la x è il grado di quell'equazione. Ok? Prendiamo per esempio questa espressione, 2x più 6 uguale a 0, questa è una equazione intera, numerica, di primo grado. Perché è intera? Perché non c'è nessun denominatore che contenga la x. È numerica perché oltre alla x non ci sono altre lettere. Ed è di primo grado perché la x appare al massimo alla prima potenza. Ok? D'accordo? Qual è la soluzione di una equazione? Il o i numeri che risolvono l'equazione sono i numeri che, posti in sostituzione alla x, rendono l'equazione vera, cioè quello che c'è a sinistra è uguale a ciò che c'è a destra dell'uguale. Ok? Qui è facile intuire che la soluzione è meno 3. Se x vale meno 3, 2 volte meno 3 fa meno 6, meno 6 più 6 fa 0. A sinistra e a destra ho entrambi 0. D'accordo? A seconda del t, perché è importante classificare le equazioni? Perché il metodo risolutivo, cioè la strada che si fa per risolverla, dipende dal tipo di equazione. Quindi riconoscere il tipo significa individuare gli strumenti necessari a risolverla. Ok? Le equazioni quindi possono differire in diversi modi. Tuttavia, equazioni diverse possono avere soluzioni comuni. Per esempio, immaginate, che ne so, 2x meno cos'era 8 uguale a 0 e x meno 4 uguale a 0. Queste due equazioni hanno le stesse soluzioni. Ok? X uguale a 4. In questo caso, se ho diverse equazioni con le stesse soluzioni, parlo di equazioni che
equivalenti. Cioè hanno le stesse soluzioni. Ok? Ripeto, due equazioni si dicono equivalenti se l'una ha le stesse soluzioni dell'altra e viceversa. Nota bene, per esempio, x meno 2 uguale a 0 e x alla seconda meno 4 uguale a 0 non sono equivalenti. Perché? Perché x meno 2 uguale a 0 ha come soluzione x uguale a 2. X alla seconda meno 4 uguale a 0 ha come soluzione x uguale a 2, ma anche x uguale a meno 2. Non hanno le stesse soluzioni. Meno 2 risolve la seconda, ma non la prima equazione. Ok? Solo soluzioni, equazioni che hanno le stesse identiche soluzioni sono equivalenti, altrimenti no. Detto questo, come risolvo un'equazione? Che significa risolvere un'equazione? Risolvere un'equazione è una procedura, normalmente composta da diversi passaggi, che porta dalla espressione dell'equazione, facciamo un esempio, quello di prima, 2x più 6 uguale a 0, mediante tecniche che adesso vedremo, porta a riscrivere l'equazione nella forma x uguale a un numero che è la soluzione. Quindi in questa procedura, in questo che ho indicato con la freccia verso il basso, scrivo la stessa equazione di prima, ok, finché non la modifico in modo tale che abbia questa forma. Quindi passo da questa espressione a questa e le due espressioni sono equivalenti. Cioè, la prima espressione è vera negli stessi casi in cui è vera l'ultima. Quindi in realtà, tecnicamente, non faccio altro che riscrivere qua dentro espressioni equivalenti alla precedente, in modo tale che assuma la forma x uguale al valore che risolve l'equazione. Come faccio a farlo? Sfrutto due principi. Detti principi di equivalenza. Ok? Delle equazioni, che sono lo strumento principale con cui risolviamo l'equazione stessa, almeno l'equazione di questo tipo. Per illustrarveli, faccio appello a un'analogia molto semplice. Immaginate una bilancia con due piatti e l'indicatore in mezzo. La bilancia è in equilibrio se ciò che c'è a destra è uguale a ciò che c'è a sinistra, quindi se A è uguale a B, la famosa eguaglianza da cui siamo partiti. Se ciò che c'è a sinistra dell'uguale vale o pesa in questo caso quanto c'è a destra, la bilancia è in equilibrio, nessun problema. Ok, proprio figuratevi la bilancia veramente come se ce l'aveste davanti. Il primo principio di equivalenza afferma la seguente cosa: se parto da una situazione di equilibrio, cioè posto che questa situazione funzioni, cioè posto che A sia uguale a B, quindi posto che ciò che c'è sul braccio sinistro della bilancia pesi quanto c'è sul braccio destro, allora posso aggiungere o togliere la stessa grandezza, tecnicamente lo stesso pesetto, a destra e a sinistra della bilancia e la bilancia è di nuovo in equilibrio. Quindi se ho A più C,
N equilibrio a B più C, basta che sia lo stesso. Ciò che metto a destra deve essere identico a ciò che metto a sinistra. Allora l'equilibrio rimane. Quindi tecnicamente, nella nostra bilancia, fatemela ricopiare, ecco. Aggiungiamo a destra e a sinistra lo stesso peso. Quindi qui abbiamo A e C e qui abbiamo B e C. Idem ovviamente se tolgo, se da A tolgo C e da B tolgo C, l'equilibrio si mantiene. Ok? Ci sono dubbi qua, no? D'accordo? Questo si chiama anche il principio della somma o sottrazione. Aggiungo e tolgo ad A e a B qualunque cosa, indipendentemente da quanto vale C. C può essere qualsiasi cosa, basta che sia la stessa. Non ci sono limiti o condizioni su C. Ok? Secondo principio. Se parto da una situazione di equilibrio, posto che A sia uguale a B, e quindi la nostra bilancia, forse ho ancora l'immagine in memoria. Sì, ottimo. Se parto da una situazione in cui i due piatti sono in equilibrio, allora posso moltiplicare o dividere a destra e a sinistra dell'uguale per una stessa grandezza e ottengo ancora una situazione di equilibrio, cioè A per C vale quanto B per C, oppure A diviso C vale quanto B diviso C, basta che C sia la stessa a destra e a sinistra e attenzione, C deve essere diverso da zero. Qui sì che è una condizione, perché? Perché altrimenti non potrei fare la divisione. Non posso dividere per zero. Quindi tecnicamente nella nostra bilancia questo equivale a che cosa? Beh, se a sinistra ho A e magari metto 3 volte A e via dicendo, a sinistra avrò lo stesso numero di volte di B, quindi questo è C volte e questo lo ripeto C volte. Se A era in equilibrio con B, C volte A sarà C in equilibrio con C volte B, cioè posso replicare il contenuto di ciascun piatto. Oppure dividerlo, frammentarlo in tante parti. Ok? Questo è un esempio. D'accordo? Questi sono i due strumenti principali. Non facciamo altro che operare con questi. Ok? Attenzione, torniamo sempre ad un esempio. Immaginate di dover risolvere questa equazione. 2x più 5 uguale, che ne so, a 7. Risolviamo questa equazione. Quindi applico più volte, se necessario, i principi di equivalenza per arrivare a una scrittura del tipo x uguale alla soluzione. Qui dentro uso i principi di equivalenza. Il primo e il secondo. Ci sono domande? In modo tale da
In ogni passaggio riscrivo l'equazione modificandola rispetto alla precedente, ma rispettando l'equivalenza, in modo tale che di non togliere o non introdurre altre soluzioni. Ok? In che modo posso fare questo? Beh, l'obiettivo è avere a sinistra solo x e a destra tutto ciò che non è x, in particolare in questo caso un numero, che sarà la soluzione. Ok? Qui nella nostra equazione, che cosa ci dice? Beh, qui ci dicono che se conoscessi il valore di x, lo moltiplico per 2 e sommo 5, devo ottenere 7. Questo è quello che afferma l'equazione. Ok? Quali operazioni faccio e in che modo le faccio? Beh, facciamo attenzione a come è fatta la nostra equazione. Se conoscessi x, per avere l'espressione che ho a sinistra, che operazioni faccio in questo ordine? Qui x viene prima moltiplicata per 2, moltiplico prima per 2, e poi sommo 5. Ok? E il risultato in questo caso è 7. Giusto? Per avere l'equazione nella forma che mi interessa, cioè x uguale al valore, non faccio altro che percorrere lo stesso percorso, ma in senso inverso. Cioè, eseguo le operazioni inverse in senso inverso. Quindi, se sommo 5, qual è l'operazione inversa della somma? La sottrazione, quindi tolgo 5. Se poi moltiplico per 2, qual è l'operazione inversa della moltiplicazione? Divido per 2. E quindi queste sono le operazioni da fare in sequenza. Quindi la prima cosa, rispettando i principi di equivalenza, la prima cosa è sommo meno 5 a destra e a sinistra. Quindi abbiamo 2x più 5 uguale a 7. Quindi qui con la barra metto che operazione svolgo a destra e a sinistra, usando il primo principio di equivalenza, quindi sommo meno 5. Quindi in base al primo principio, sommo meno 5 a destra e a sinistra, ottengo 2x più 5 meno 5 uguale a 7 meno 5. Ho svolto la stessa operazione a destra e a sinistra. Ok? Dopodiché 5 e meno 5 mi danno 0, si semplificano, e 2 e 7 meno 5 fa 2, quindi ho 2x uguale a 2. D'accordo? Dopodiché adesso uso il secondo principio di equivalenza. E l'operazione che faccio, l'abbiamo vista prima, è la divisione per 2. Quindi qui, usando il secondo principio, divido per 2 a destra e a sinistra. Quindi ho 2x fratto 2 che vale 2 diviso 2. 2 diviso 2 fa 1, quindi qui ottengo x e 2 diviso 2 fa di nuovo 1. Ecco la soluzione. Ok? Attenzione, un punto importante, specialmente nei primi esercizi che si fanno, è la verifica della soluzione. Cioè, vado a controllare se il numero che ho trovato risolve davvero la mia equazione. Quindi prendo l'equazione di partenza, 2x più 5 uguale a 7 e sostituisco la soluzione al valore della x. Quindi riscrivo l'equazione mettendo al posto di x il suo valore, 2 per 1 più 5 uguale a 7 e devo trovare a sinistra e a destra lo stesso valore. Quindi ho 2 più 5, 7 uguale a 7, è verificata. L'equazione è corretta, cioè la soluzione è corretta. Abbiamo un'equazione impossibile, come la verifichiamo? Un istante solo.
Arriviamo anche là. Ok? Domande? Benissimo. In generale, torniamo un attimo indietro ai principi di equivalenza. Vi ricordate? Il primo principio è quello della somma. Posso sommare a destra e a sinistra una grandezza qualsiasi, non ho limitazioni su C. Il secondo principio invece è soggetto a limitazioni. Posso moltiplicare o dividere, ma se moltiplico per 0 ottengo una banalità, perché qualunque numero moltiplicato per 0 fa 0. Se moltiplicassi per 0 avrei 0 a sinistra e 0 a destra, non mi serve a niente. Viceversa, non posso dividere per 0 perché la divisione per 0 non è definita. L'abbiamo visto a suo tempo. Ok? Quindi il primo principio posso applicarlo sempre. Il secondo devo stare attento. In che modo devo stare attento? Beh, in generale, da quasi qualsiasi equazione di primo grado io parta, arriva un'espressione di questo tipo, ax uguale a b, dove a e b sono numeri qualsiasi che possono dipendere da come è fatta l'equazione. Ok? Questo è il penultimo passaggio. L'ultimo passaggio è avere x, scusate, non a, ma x uguale alla soluzione. Questo passaggio posso farlo solo se divido per a, se divido per il coefficiente, cioè il numero che moltiplica x. Ma questo posso farlo solo se a non è 0. Come? Dal secondo principio di equivalenza. Quindi, primo punto, se a non è 0, cioè se il coefficiente di x non è 0, allora l'equazione prende il nome di determinata. Quindi ha soluzioni. E la soluzione vale b fratto a. Divido per a destra e a sinistra a sparisce, a destra ho b fratto a. Ok? Se invece, secondo caso, se invece a vale 0, cioè se il coefficiente della x è nullo, quindi se ho 0 per x uguale a b, allora mi si presentano due possibilità. O b vale 0, nel qual caso ho un'equazione del tipo 0 per x uguale a 0, e in questo caso l'equazione è indeterminata. Cioè a infinite soluzioni. Questa è vera qualunque sia x. Qualunque numero x moltiplicato per 0 mi dà 0. Quindi in questo caso ho infinite soluzioni, qualunque numero va bene. Ok? Si scrive di solito per ogni x appartenente ai numeri reali. Oppure, caso diverso, B è diverso da 0. In quel caso avrei 0 per x uguale a b e questa è un'equazione impossibile. Perché? Perché qualunque numero x moltiplicato per 0 fa 0, quindi qui non ho nessuna soluzione. Quindi ripeto, se il coefficiente della x non è 0, allora l'equazione si risolve. Questo
succede indipendentemente da B, anche se B è 0 va bene lo stesso, perché 0 diviso A fa 0, va bene. Se invece A è 0 e B è 0, l'equazione diventa indeterminata, cioè 0 per X uguale a 0 ha infinite soluzioni. Se invece A è 0 e B non è 0, l'equazione è impossibile, non ha soluzioni. Non importa quello che faccio, comunque non troverò mai un numero che moltiplicato per 0 mi dà qualcosa che non sia 0. Ok? Bene, detto questo, proviamo a fare un paio di esercizi. Qui questo schema, quello che distingue tra equazioni determinate, indeterminate e impossibili, prende il nome di discussione dell'equazione. Cioè quali sono tutte le situazioni in cui posso trovarmi. Posso avere un'equazione che ha una soluzione, stiamo parlando di equazioni intere di primo grado, posso avere un'equazione che ha infinite soluzioni, posso avere un'equazione che non ha nessuna soluzione. Ok? Attenzione, c'è un teorema molto importante che rivedremo anche più avanti, il quale dice che se ho un'equazione intera di grado n, quindi secondo, terzo, quarto, quinto grado, al massimo ho n soluzioni, cioè il numero delle soluzioni, quando l'equazione è risolubile, è al massimo il grado dell'equazione. Quindi quelle di primo grado hanno una soluzione, quelle di secondo grado avranno al massimo due soluzioni, quelle di terzo grado avranno al massimo tre soluzioni e così via. Questo prende il nome di teorema fondamentale dell'algebra. Proviamo questo esercizio. Meno 2 per parentesi tonda x meno 1 meno parentesi tonda 2x meno 3 uguale a 5 meno x. Ok? Qui abbiamo un'equazione con un'incognita intera numerica di primo grado. Ok? Quindi elaboriamo questa equazione utilizzando i principi di equivalenza. Per poter fare in modo di scriverla come x a sinistra uguale tutto quello che non è x a destra, ok, quindi semplificare i termini simili, spostare i termini a destra e a sinistra dell'uguale, è indispensabile risolvere o sviluppare le parentesi, perché non posso semplificare termini tra parentesi diverse. Per poterlo fare devo eliminare le parentesi, cioè sviluppare il calcolo contenuto nelle parentesi. Quindi per prima cosa moltiplichiamo per meno 2 il contenuto della prima parentesi, otteniamo meno 2x più 2. Quindi moltiplico il meno 2 per ciascuno dei termini dentro la parentesi. Nel secondo caso ho un meno che cambia segno a tutto ciò che c'è dentro la parentesi, quindi avrò meno 2x meno meno 3 che fa più 3. Quello che c'è a destra invece è già fuori dalla parentesi, quindi faccio semplicemente lo copio. Ok? Qui è vero che potrei spostare, quindi sommare, i termini con la x cambiati di segno a destra e a sinistra per riuscire a spostare i termini con la x a sinistra e quelli senza x a destra. Però più termini contiene l'equazione, più volte devo fare questa operazione. Conviene, prima di spostarli, sommare o semplificare i termini simili. Così ho meno termini da spostare. Quindi meno 2x fa meno 4x e più 2 più 3 fa più 5. Ok? Attenzione, quando a sinistra e a destra ho lo stesso termine, ho la stessa espressione, in questo caso più 5, posso semplificarli. Perché tolgo quella grandezza sia a destra che a sinistra. Questo equivale nel nostro schema a
dove il principio di equivalenza, il primo principio, ecco, a togliere la stessa grandezza a destra e a sinistra. Tolgo in questo caso meno 5 sia a destra che a sinistra, quindi posso semplicemente sbarrare perché siccome il 5 appare in entrambi i piatti della bilancia, se tolgo il 5 a destra e a sinistra, la bilancia rimane in equilibrio. Ok? Questa operazione equivale a sommare meno 5 a destra e a sinistra. Mi rimane a sinistra meno 4x, a destra meno x. D'accordo? Qui per avere tutti gli x a sinistra devo fare l'operazione inversa a quella che ho a destra. Qui c'è un meno x, devo sommare x. Certo. Ma noi dopo possiamo già intuire qual è. Quindi qui sommo x a destra e a sinistra, quindi ho meno 4x più x uguale a meno x più x che mi dà 0. Quindi a sinistra ho meno 4x più x che fa meno 3x uguale a 0. Attenzione, normalmente questa è l'operazione che faccio. In realtà posso vederla anche in un altro modo. Se, come in questo caso, ho un termine che voglio che sparisca a destra, ok? Quindi per farlo sparire devo sommare il suo opposto. Qualche volta si può ragionare in questo modo, qualche volta si dice, beh, ma allora prendo questo termine, lo sposto nell'altro cambio cambiando di segno. Se era positivo gli cambio di segno, se era negativo metto un meno. Okay? Attenzione a questa operazione del trasporto a destra e a sinistra dell'uguale. In realtà io sommo qualcosa che bilanci quello che c'è già. Se c'è un segno meno, sommo, se c'è un segno meno, se c'è un segno più, sottraggo. Okay? Qualche volta si dice, beh, sposto il meno x a sinistra cambiandogli di segno, diventa un più. Ok? Detto questo, abbiamo l'equazione meno 3x uguale a 0. Qui il coefficiente di x è meno 3, che è diverso da 0, quindi l'equazione è determinata, cioè ha soluzioni. Per trovare la soluzione, l'ultimo passaggio è dividere per il coefficiente di x, cioè per meno 3. Quindi a sinistra ho meno 3x diviso meno 3 e a destra ho 0 diviso meno 3. A sinistra mi rimane x e a destra 0 diviso meno 3 fa 0. Questa è la soluzione. La nostra equazione ha soluzione x uguale a 0. Andiamo a verificarlo. Quindi riprendo l'equazione di partenza. La riscrivo. Facciamo la verifica. Quindi dovunque c'è 0, cioè c'è x, scusate, mettiamo lo 0. E riscriviamo. Quindi abbiamo meno 2 per 0 meno 1, meno 2 per 0 meno 3, uguale a 5 meno 0. Qui meno 2 per meno 1 fa più 2, qui ho meno meno 3 che fa più 3, e a destra ho 5, quindi 3 più 2 è 5, uguale a 5, è corretta. La soluzione funziona. Ok, prego. Ah, dice uguale a 0. Non ho capito, scusami. Perché lì sotto c'è scritto 5 uguale a 0? Scusami, ho corso troppo. Certo. Domande? Ne proviamo un altro. Proviamo un esercizio con coefficienti che sono frazioni. Proviamo questo. X meno 5 fratto 2 meno 3
meno x fratto 4 uguale a x quinti meno 2x meno 8 fratto 4. Fatemi scrivere meglio questo x qua. Attenzione a questi meno. Qui l'ortografia è importante. Se ho una frazione con più termini nel numeratore, che davanti ha un segno meno, okay, questo segno meno riguarda tutti i termini della frazione. Ok? Quindi questo meno cambia segno al 3 e anche al meno x. D'accordo? Questa equazione è intera o è frazionaria? È intera perché i denominatori 2, 4, 5 e 4 non contengono la x. Questa è un'equazione intera, numerica, di primo grado. Ho due tecniche per risolverla. La prima tecnica, uso il secondo principio di equivalenza e moltiplico tutto ciò che c'è a sinistra e tutto ciò che c'è a destra per uno stesso numero in modo da eliminare i denominatori. Quindi prendiamo la prima tecnica. Quindi elimino i denominatori e moltiplico a destra e a sinistra per che cosa? Per il minimo comune multiplo di tutti i denominatori, che sono 2, 4 e 5. Se moltiplico per 2, 3, 5, il 4 c'è già. Qual è il minimo comune multiplo tra 2, 4 e 5? 20. Questo è il numero più piccolo che mi permette di togliere tutti i denominatori. Quindi moltiplico tutto ciò che c'è a sinistra e tutto ciò che c'è a destra per 20. Di conseguenza facciamo, riscrivo l'equazione di prima, adesso mi tocca riscriverla. Allora, x meno 5 mezzi meno 3 meno x quarti uguale a 5, no, scusatemi, x quinti meno 2x meno 8 quarti. Tutto ciò che c'è a sinistra va moltiplicato per 20, tutto ciò che c'è a destra va moltiplicato per 20. Moltiplico tutto, proprio la legge è uguale per tutti. Quindi ho 20 per x meno 5 mezzi, il 20 va moltiplicato anche per la seconda frazione, il meno si ricopia, questo meno rimane, diviene meno 20, beh, finiamo questo esercizio, 3 meno x quarti, e poi a destra ho 20 per x quinti, meno 20 per 2x meno 8, scusate, meno 8, diviso 4. E semplifichiamo, questo 2, qui rimane 10, qui rimane 5, qui c'è un 4 e qui c'è un 5. Quindi abbiamo 10 volte x meno 5. Attenzione, questo x meno 5 viene tutto moltiplicato per 10. Quindi qui come se ci fosse una parentesi, quindi la metto esplicitamente. Poi ho meno 5 per 3 meno x. Qui mi rimane un 4x meno 5 per 2x meno 8. Ok? Togliamo le parentesi. 10x meno 50 meno 15 più 5x è uguale a 4x meno 10x più 40. Ok? Qui abbiamo a sinistra dei termini simili. Abbiamo 10x e 5, a destra abbiamo 4x e meno 10, e poi c'è il meno 50, meno 15, e a destra c'è il meno 40 che è da solo.
Quindi abbiamo 10x più 5x che fa 15x. Meno 50 meno 5 meno 15 fa meno 65. E a destra ho 4x meno 10x che fa meno 6x più 40. Adesso spostiamo i termini con la x a sinistra e quelli senza x a destra. Quindi il meno 6x va a sinistra cambiandolo di segno. Il meno 65 va a destra, anche questo cambiandolo di segno. Quindi abbiamo a sinistra 15x più 6x uguale a 40 più 65. 15x più 6x fa 21x, 40 e 65 fa 105. Il coefficiente di x, 21, è diverso da 0, quindi l'equazione è determinata e ha soluzione. La soluzione è quello che c'è a destra dell'uguale, 105, diviso il coefficiente della x che è 21. Ok? 105 diviso 21 fa 5. Quindi la soluzione è x uguale a 5. Anche qui si può fare la verifica, volendo. Quindi la riscrivo. Qual era? Eccola qua, x meno 5 mezzi meno 3 meno x quarti è uguale a x quinti meno 2x meno 8 quarti. Quindi qui inseriamo il 5 in tutti i posti dove appare la x. Quindi abbiamo 5 meno 5 mezzi meno 3 meno 5 quarti uguale a 5 fratto 5 meno 2 per 5 meno 8 quarti. La prima fa 0, poi ho meno, 3 meno 5 fa meno 2, qui ho 1, 2 per 5 fa 10 meno 8 quarti, meno meno 2 fa più 2 quarti che fa un mezzo, 10 meno 8 fa 2 quarti che fa un mezzo, quindi 1 meno un mezzo fa un mezzo e la soluzione è verificata. Ok? Vi chiedo ancora un minuto di pazienza e vi mostro qual è l'altra tecnica. Ok? Quindi mi tengo i denominatori. Quindi ricopio l'equazione che adesso non so più dov'è, eccola qua. Se non voglio moltiplicare per il minimo comune multiplo dei denominatori, è sufficiente separare le frazioni multiple. Qui per esempio ho una frazione con due termini, qui anche ne ho un'altra con due termini, qui ne ho un'altra con due termini. Quindi vi ricordo che, va bene, se ho A più B fratto C, questo è equivalente a A fratto C più B fratto C, oppure col meno. A meno B fratto C è A fratto C meno B fratto C. Separo le frazioni in questo modo. Attenzione, se ho un meno davanti, meno A meno B su C, questo meno è efficace su tutti i termini della frazione, quindi questo significa meno A fratto C meno B fratto C e quindi è meno A su C più B su C, meno e meno fa più. Attenzione. Quindi nel nostro caso, fatemi ricopiare l'equazione ancora una volta,
avremo che l'equazione diventa x mezzi meno 5 mezzi meno 3 quarti, qui meno meno fa più x quarti, io ho x quinti, meno 2 quarti x, meno meno fa più 8 quarti. È uguale, no? Ti devi dire un certo. Mezzo x è x. Certo, questo posso anche scriverlo come un mezzo x. E questo posso scriverlo come un quarto di x, è differente, certo. Ok? A questo punto mi comporto come al solito, sposto tutti i termini con la x a sinistra e quelli senza x a destra, sommo e poi semplifico. Ok? Potete provare a farlo per esercizio. Per oggi direi che ci fermiamo qui. Ok? Chiaramente la soluzione deve essere la stessa, indipendentemente da quale strada scegli.